Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia con Bob Italia. La pillola di oggi è dedicata ad una battaglia che a suo modo è ricordata come mitologica. Forse una delle poche battaglie in cui gli indiani d'America, i nativi americani, riuscirono a sconfiggere truppe degli Stati Uniti dell'Uomo Bianco, quantomeno durante l'Ottocento. È una battaglia che dal punto di vista diplomatico, anche militare, in realtà ebbe poco da dire perché gli indiani, seppur vittoriosi in quella battaglia, alla fine persero la guerra. E come tutti sapete, la centenaria, ormai se non più secolare, guerra tra gli uomini bianchi arrivati dall'Europa e gli indiani d'America che già vivevano nel territorio degli attuali Stati Uniti si chiuse con quello che sostanzialmente fu uno sterminio culturale, con gli indiani rinchiusi in riserve che oggi perdono sempre più la loro autonomia e soprattutto la loro identità. Quello di cui però vi voglio parlare, come detto, è un episodio, la battaglia del Little Bighorn, o come viene chiamata da alcuni l'ultima resistenza di Custer, che sotto un certo punto di vista ha assunto un'epica tutta sua, che esula dal semplice fatto d'armi, proprio perché a suo modo è piena di tanti elementi che la rendono perfetta per diventare una leggenda. Il primo degli elementi di questa leggenda è proprio lui. Ve l'ho detto, si chiama anche l'ultima resistenza di Custer, perché a capo del settimo cavalleggeri, cioè di quegli uomini che tra le truppe degli Stati Uniti d'America vennero uccisi dagli indiani durante la battaglia, vi era proprio lui. Come viene chiamato? Il generale Custer, anche se in realtà generale non era, al momento della guerra era solamente, tra virgolette, un tenente colonnello. Ma che già solo con la sua personalità partecipa a rendere così mitica questa battaglia. Custer era già un eroe per molti all'epoca dei fatti. Si era diplomato a West Point nel 1862, sapete, West Point è la scuola ufficiale dell'esercito americano, lo era già all'epoca, lo è ancora oggi, e si era diplomato solo grazie alle sue amicizie altolocate. Era stato infatti l'ultimo del suo corso, non solo, ma ancora oggi ha un record per il numero di biasimi ricevuti, rendetevi conto. Si era diplomato, come detto, perché aveva delle amicizie altolocate che lo aiuteranno in realtà per tutta la sua carriera. Eppure, nonostante la pessima reputazione che si era fatto, ricevette subito un comando. Perché? Beh, perché era il 1862 e c'era la guerra di secessione. Lui combatté insieme ai nordisti, si fece a tutti gli effetti benvolere dalla popolazione, a cui sembrava quasi un eroe romantico, coraggioso, sempre all'attacco e molto malvolere dai suoi soldati, come qualcuno ebbe da dire, sulle cui schiene fece la sua carriera, perché dimostrò per tutto il corso della guerra di secessione di essere un comandante sì coraggioso, sì sempre votato all'attacco, ma anche in maniera del tutto sconsiderata, senza tenere in minimo conto il valore delle vite dei suoi uomini. Eppure Custer, che nei 10 anni successivi alla guerra di secessione venne inviato a comandare nell'Ovest e che aveva già preso parte a molte azioni contro gli indiani, aveva tutto per essere un eroe americano. Era alto, biondo, parlava sempre in maniera sprezzante ed era sempre pronto a dimostrare il suo valore e il suo anticonformismo. Proprio per questo aveva cercato per lungo tempo di farsi spazio in politica, volendo mettere da parte l'uniforme per entrare in politica, dicendo lui stesso di puntare a voler diventare un presidente. Eppure, nell'anno immediatamente precedente alla battaglia che si svolse il 25 giugno 1876, Custer aveva perso gran parte di questo ascendente, era stato coinvolto in alcuni scandali che coinvolgevano l'allora presidente Ulysses Grant, che peraltro era stato anche lui un generale durante la guerra di secessione, e a causa di questi problemi Custer si trovava sull'orlo di perdere tutto quello su cui aveva puntato. E per questo Custer decise di fare un azzardo. Alla luce di questo che vi ho raccontato, capirete il perché di alcune sue mosse che portarono alla sua distruzione. Innanzitutto, perché Custer si trovava all'Ovest in quel momento? Perché vi era in quel momento uno stato di guerra tra gli Stati Uniti e gli indiani? Beh, il motivo era molto semplice: oro. Qualche anno prima, infatti, vi era già stata una guerra che aveva sancito che parte dei territori che attualmente si trovano in Nord Dakota,
e fossero assegnati agli indiani, mentre una parte dei territori su cui fino a quel momento gli indiani avevano scorrazzato, cacciando il bisonte, vivendo liberi, erano stati riconosciuti proprio dagli indiani stessi come parte del territorio degli Stati Uniti. Tra questi due territori vi era poi un territorio centrale, detto territorio non assegnato, cioè un territorio che gli indiani non avevano accettato di cedere agli Stati Uniti e che al tempo stesso gli Stati Uniti non riconoscevano però come indiano. Ebbene, tutto andò assolutamente bene finché su quel territorio, e in particolare su delle colline chiamate Black Hills, le colline nere, che per gli indiani peraltro erano un luogo sacro, non venne scoperto l'oro. Inizialmente gli Stati Uniti cercarono di comprare le colline dagli indiani o di convincerli pacificamente ad allontanarsi e a sloggiare, ma i capi indiani che avevano riunito tutte le tribù Lakota, in particolare Cavallo Pazzo e Toro Seduto, che erano molto ascoltati dagli altri indiani, si opposero fermamente a questa cessione. Agli Stati Uniti non rimase quindi che la via militare, e a comandare le truppe inviate contro gli indiani venne messo un generale alle prime armi. Certo, non era veramente un generale alle prime armi, il generale Terry, ma era un generale che aveva fatto la sua esperienza più che altro sui campi di scuola, tra virgolette, e in parte durante la guerra di secessione, ma aveva pochissima esperienza dell'Ovest. Per questo si fidò molto nei suoi comandi, nei suoi sottoposti, in particolare di Custer, che teoricamente non avrebbe neanche dovuto prendere parte a quella spedizione, ma che venne richiamato un po' grazie ai suoi aiuti, le sue conoscenze, un po' per le sue vere conoscenze, cioè quello che lui sapeva dell'Ovest e degli indiani. Il piano di Terry per avanzare sulle Black Hills era allo stesso tempo semplice e con molti problemi. Il primo dei problemi era che nessuno degli americani sapesse veramente quanti indiani li aspettassero nelle Black Hills. Anzi, avevano in effetti sottostimato di molto il numero degli indiani stessi, che invece negli ultimi mesi si erano raccolti in grandissima quantità. Inoltre non sapevano dove esattamente fossero quegli indiani, e questo era importante perché gli indiani, come molti popoli nomadi, quando combattono, non sono come un popolo stanziale che deve difendere una frontiera, ma gli indiani, che sono abituati a spostarsi insieme ai loro villaggi, molto spesso combattevano solo per il tempo necessario per permettere al villaggio di allontanarsi, per poi allontanarsi con loro, impedendo quindi ai soldati degli Stati Uniti, ai soldati americani, di ottenere una vittoria completa. Per questo Terry, su consiglio dei suoi comandanti, decise che avrebbe diviso le sue unità. Avrebbe mandato la fanteria ad aggirare da nord le Black Hills, dove sospettava che ci fosse il campo, e avrebbe mandato invece la cavalleria, al comando di Custer, verso sud, per prendere il campo da sud, di modo che al momento prefissato i due tronconi dell'esercito avrebbero colpito insieme, colpendo in contemporanea il campo da più direzioni, per impedire agli indiani di andarsene. Era un piano molto semplice, eppure al tempo stesso complesso, perché gli spazi erano molto grandi, quindi ci doveva essere perfetta sincronia di tempi nei movimenti. Era un piano che in effetti gli Stati Uniti e i loro comandanti avevano già utilizzato molte volte. Lo stesso Custer l'aveva utilizzato in una delle sue poche azioni veramente vittoriose, un attacco al villaggio di Pentola Nera, che peraltro è lo stesso capo indiano del Sand Creek, che aveva portato qualche anno prima. Custer, come detto, venne messo insieme al suo settimo cavalleggeri doveva essere il martello di cavalleria che avrebbe colpito laddove la fanteria avrebbe impedito la fuga agli indiani. Come detto, avrebbe dovuto essere perfettamente sincronizzato con i suoi omologhi al comando della fanteria e avrebbe dovuto raggiungere le Black Hills in 4 giorni. Custer, però, come detto, aveva bisogno di una vittoria, aveva bisogno di qualcosa che riabilitasse il suo nome agli occhi della gente e agli occhi dei politici. Per questo decise che avrebbe fatto da solo, e sottostimando ulteriormente il numero degli indiani e forse sovrastimando le proprie capacità militari, decise di raggiungere le colline a marce forzate, raggiungendole dopo solo 3 giorni e quindi con più di un giorno di anticipo rispetto alla fanteria, che peraltro aveva addirittura ritardato di qualche ora. Bene, una volta che ebbe raggiunte le colline, Custer venne informato dai suoi scout, che erano indiani e che andavano in esplorazione del territorio,
che davanti a lui vi era un grande esercito. Custer stava costeggiando un piccolo fiume e questo fiume sfociava in una vallata dove i suoi scout e le sue guide avevano visto che un grande villaggio, moltissime tende si erano andate a stazionare. Custer, che non riuscì a vedere il villaggio con i suoi occhi, non si fidava di queste guide e anzi, invece che portare tutti i propri uomini insieme all'attacco, come peraltro gli era stato ordinato da Terry, decise di dividersi. Temendo che gli indiani scappassero e forse temendo anche che arrivasse la fanteria, lasciò indietro le salmerie, quindi i carri più lenti con i rifornimenti, i cavalli, le munizioni, vennero lasciati indietro. Dopodiché divise il suo esercito in tre tronconi. Prese con sé 5 battaglioni del settimo cavalleggeri e divise gli altri tra 2 suoi comandanti. A Frederick Bentin ordinò di marciare verso sud, non di puntare sul villaggio come stavano facendo loro, ma di marciare verso sud attraverso le pianure, dando la caccia a qualunque indiano avesse trovato. Era una cosa assolutamente assurda, come lo stesso Bentin ebbe a dire, perché non trovò assolutamente nessuno, anzi, Custer l'aveva mandato a perdersi in un territorio dove gli indiani non ve ne erano nemmeno l'ombra. Con gli uomini rimasti, invece, assegnò delle truppe a un altro comandante, quello che sostanzialmente era il suo comandante in seconda, Marcus Reno, con cui decise di ricreare lo stesso piano che aveva pensato Terry. Reno infatti avrebbe dovuto aggirare sul lato sinistro del fiume l'accampamento e poi essere il martello che avrebbe colpito, mentre dall'altra parte Custer, che con i suoi uomini avrebbe dovuto girare intorno alle colline per poi piombare, avrebbe dovuto chiudere l'accerchiamento. Le cose però non andarono come previsto. Custer ci mise molto più tempo del previsto ad arrivare sulle colline e questo indusse Reno ad attaccare quando ancora Custer non era pronto. All'epoca era una cosa assolutamente normale, se ci pensate non vi erano telefonini o metodi per comunicare a distanza direttamente e tutto si poteva basare solo sui calcoli più o meno esatti, calcoli che Custer, che non aveva minimamente studiato il terreno, non poteva fare. Reno decise di attaccare. Si lanciò coraggiosamente con i suoi uomini verso il villaggio solo per scoprire che quello che avevano detto le guide era vero, che quelli che aveva davanti a sé erano un numero di uomini troppo alto per poter combattere. Contro il centinaio o poco più di uomini di cui disponeva Reno si trovò più di 2500 indiani arrabbiati che una volta che videro piombare giù a cavallo le giacche blu, come venivano chiamati i soldati dell'esercito degli Stati Uniti, presero i loro fucili, presero i loro cavalli e risposero anche loro al fuoco. Reno ben presto fu costretto a ripiegare, dopo aver perso quasi metà dei suoi uomini fu costretto ad arroccarsi in cima a una collina e lì a difendersi per cercare di salvare la vita. Custer intanto aveva finalmente raggiunto le colline, aveva osservato Reno attaccare e l'aveva visto essere sconfitto. Nonostante questo, decise di attaccare lo stesso, ma prima di farlo, convinto che comunque avrebbe avuto bisogno di tutti gli uomini possibili, chiamò un suo trombettiere. Questo trombettiere si chiamava John Martin, ma in realtà il suo vero nome era molto probabilmente Giovanni Martini, perché era un italiano che aveva già combattuto addirittura con Garibaldi, che era poi espatriato in America e lì si era unito all'esercito. Il nostro John Martin, ricevuto peraltro degli ordini scritti perché non sapeva così bene l'inglese da poter riferire, ricevette l'ordine di tornare indietro lungo la strada che avevano fatto e di cercare Bentin. Vi ricordate quello che era stato mandato a cercare indiani per le valli? A tutti gli effetti, Bentin, che uno stupido non era, una volta che aveva capito che quello che stava facendo era assolutamente inutile, era a sua volta tornato indietro, aveva riraggiunto il sentiero e si era messo sulle tracce di Custer e Reno. Quando venne raggiunto da Martin, capì ancora di più che la situazione era critica e quindi iniziò a muoversi, seguendo le tracce dei suoi compagni, ancora più in fretta. Ad un certo punto però sentì sparare. Capì che quei colpi di fucileria potevano solo dire che lo scontro era laddove lui stava sentendo e quindi decise di seguirli.
Quello che però aveva raggiunto non era Custer, ma era invece Reno, che, come detto, era assediato in cima alla collina da un numero di indiani veramente molto alto, tanto che quando anche Bentine riuscì a raggiungerlo, non riuscì più a fuggire, ma anche lui rimase bloccato lassù sulla collina. Custer, molto probabilmente, a questo punto in realtà era già morto. Dopo aver mandato Martini, che fu sicuramente l'ultimo uomo bianco a vedere Custer vivo, aveva deciso comunque di ordinare ai suoi uomini di attaccare. Le versioni a questo punto sono duplici. Secondo alcuni, Custer sarebbe rimasto insieme a parte delle sue truppe in cima alla collina, mandando parte invece dei suoi cavalleggeri verso il grosso degli indiani, cercando di distrarli dall'attacco di Reno. Secondo un'altra versione, Custer stesso invece si sarebbe lanciato in avanti con tutti i suoi uomini contro gli indiani. Questo assalto, seppur coraggioso, fu sicuramente molto molto stupido, perché gli indiani erano in numero troppo alto e ben presto riuscirono a sconfiggere le giacche blu. Parte degli uomini di Custer riuscì a raggiungere la collina. Secondo alcuni, a questo punto Custer era già ferito gravemente, probabilmente ferito negli scontri che vi erano stati vicino al villaggio. Secondo alcuni addirittura era morto, ma secondo la versione più comunemente raccontata, Custer a questo punto era ancora vivo e riuscì lui stesso a guidare i suoi uomini sulla collina. Le speranze di salvarsi però oramai non vi erano. Gli uomini assediati riuscirono a reggere solo per pochi minuti e alla fine, uno dopo l'altro, furono tutti trucidati. Alcuni dissero che Custer sia stato l'ultimo a morire, ma questo ovviamente non è possibile ricostruirlo. Reno e Bentin rimasero assediati su quella collina per quasi un giorno e mezzo, anche perché gli indiani, che sostanzialmente erano già soddisfatti di quello che avevano fatto e che forse sapevano che stavano arrivando altre divisioni, ben presto si ritirarono. E così, 2 giorni dopo, i due vennero salvati dalle truppe di Terry, che erano finalmente arrivate in posizione. Di Custer e dei suoi uomini ovviamente non si riuscirono a recuperare che i corpi. Erano stati razziati, forse alcuni erano stati scalpati e la maggior parte erano stati abbandonati lì dove erano morti. Lo svolgimento di questa battaglia fu ben presto molto scuro e fu molto importante capire come si fosse svolto, perché sia Bentin sia Reno finirono davanti alla corte marziale. Perché per molto tempo, cercando di non ammettere che gli indiani erano riusciti a battere l'uomo bianco, si cercò un colpevole proprio nell'uomo bianco, dando la colpa agli stessi Reno e Bentin, che in realtà ebbero molti problemi a dimostrare di avere seguito pedissequamente gli ordini di Custer e di essere andati incontro alla sconfitta perché quegli ordini erano stati errati. Custer ben presto divenne un eroe, ripeto. Un pochettino questa nomea già ce l'aveva, ancor di più dopo la sua morte con gli indiani, tanto che molti chiesero vendetta per lui. Solo negli ultimi anni, dopo il secondo dopoguerra, c'è stata una lunga rivalutazione dell'operato di Custer, che oggi viene riconosciuto per quello che è un comandante non capace, che condusse i suoi uomini alla morte a causa di una serie di errori di valutazione e di scelte quantomeno molto 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 azzardate. Gli indiani vennero sconfitti, non vennero sconfitti militarmente, ma furono costretti a ritirarsi davanti all'avanzata dell'esercito. Sconfinarono in Canada, la rimasero e alla fine tornarono negli Stati Uniti solo per essere chiusi dentro delle riserve ancora più piccole. Sia Cavallo Pazzo che Toro Soduto alla fine vennero uccisi, entrambi forse per errore, forse per privare della loro guida il popolo indiano. E oggi gli indiani, come sapete, vivono nelle riserve e hanno il più alto indice di povertà e mortalità infantile negli Stati Uniti, il che dice tutto di in che condizioni stiano. Bene, questa pillola è stata un pochettino lunga, spero vi sia piaciuta, spero vi piacciono tutte le altre pillole che faccio e che farò, quindi se volete seguirmi iscrivetevi, lasciate un mi piace. Io, come al solito, vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie incredibili, storie fantastiche che nessuno scrittore, nessun regista saprà mai mettere nelle loro opere. Se volete discutere di questo e di altri argomenti, fatelo qui sotto, fatelo sul forum di Bob Italia, fatelo sul gruppo Telegram. Noi ci vediamo domani. Sarà una pillola particolare perché sarà la terza puntata dell'Ucronia che stiamo scrivendo insieme. Intanto, se volete curiosare con le pillole di storia uscite fino adesso,
qua a fianco. Trovate l'elenco e per iscrivervi a destra. Ci vediamo domani con l'Ucronia. A domani. Ciao ciao.